Minnie, due aiutanti pasticcione. Alla Fiocco Boutique c'è aria di novità. Oh, cucù loca! Esclama Minnie. Guarda che meraviglia questo fiocco che ho creato con il mio applicastras. Ma ecco che due risatine conosciute attirano la sua attenzione. Ciao zia! Esclamano le gemelle Millie e Melody, facendo capolino da dietro un espositore. Minnie è molto felice di vedere le sue adorate nipotine, ma le due, scatenate come sempre, iniziano subito a correre qua e là e, ops, urtano un cesto e una miriade di perline colorate e di fiocchi si sparpagliano dappertutto. Che gran confusione! Ci dispiace tanto, zia Minnie, si scusano in coro Millie e Melody. Se ci lasci restare, ti aiuteremo a sistemare tutto. Cucù Loca scuote la testa preoccupata, ma Minnie sorride. Stavo giusto pensando che sarebbe carino avere due aiutanti, esclama. Le piccole cominciano a riordinare una scatola di nastri. Proprio in quell'istante Paperina entra in negozio. Minnie, non immagini, non fa in tempo a dire che scivola sulle perline rovesciate e cade a terra con un tonfo. Minnie si precipita in suo soccorso. Stai bene? Chiede. Mai stata meglio, replica Paperina. Indovina quale star del cinema sta per arrivare alla Fiocco Boutique? Paperina mostra all'amica la foto di Penelope Paddle, la famosa attrice. Ho promesso ai suoi agenti che qui potrà fare acquisti in tranquillità, spiega. Questa sì che è una grande occasione. Proprio allora Millie e Melody passano sfrecciando su una sedia dotata di rotelle e per poco non travolgono Paperina. Minnie, le gemelle sono tutto tranne che tranquille, commenta allarmata. Minnie rassicura l'amica. Oggi mi hanno promesso di essere brave. Vedrai che Penelope potrà fare i suoi acquisti con calma. Come non detto, le due pesti si arrampicano su una sedia e precipitano a terra, sommerse da nastri e nastrini. Ma ecco che dalla strada giunge uno scroscio di applausi e si vede il lampeggiare dei flash dalle macchine fotografiche. La splendida Penelope Paddle è arrivata alla Fiocco Boutique, circondata dalla solita folla di ammiratori. Oh cielo! Esclama Paperina tutta agitata. Poco dopo l'attrice fa il suo ingresso trionfale nel negozio. Benvenuta alla Fiocco Boutique, la accoglie Minnie. Tra meno di un'ora devo ritirare il premio Bau Bau e mi serve un look favoloso, spiega Penelope. Vroom! Millie e Melody, dimenticando le promesse appena fatte, sfrecciano accanto a Penelope, utilizzando due espositori come fossero monopattini e seminando fiocchi qua e là. Pista! Grida una gemella. Fate largo, aggiunge l'altra. Mi era stato assicurato che avrei potuto fare acquisti in tutta tranquillità, protesta stizzita l'attrice, sperando di calmarla. Minnie le mostra lo speciale fiocco decorato da strass che ha appena creato. Per fortuna Penelope ne resta incantata. Purtroppo però le gemelle riescono ancora una volta a rovinare tutto. Le due pesti infatti continuano a giocare con le sedie finché urtano il tavolo, facendo volare in aria fiocchi, nastri e un barattolo di vernice gialla che schizza la giacca di Penelope. Ho fatto un enorme sbaglio a venire qui, sbotta l'attrice. Aspettate, esclama Minnie cercando di calmarla. Vi assicuro che troveremo qualcosa di speciale per voi. Ma ecco che Millie e Melody iniziano a correre intorno a Penelope, avvolgendola con un lungo nastro di raso rosa. Che cosa fate, mostriciattoli? Grida l'attrice furibonda. Non sono mostriciattoli, sono le mie piccole aiutanti, la corregge Minnie afferrando l'applicastras, e hanno appena avuto un'idea fantastica. Poi inizia a decorare il nastro e tada! Quando alla fine Penelope si guarda allo specchio resta incantata. Minnie e le nipotine le hanno confezionato un abito da sogno. Penelope le ringrazia e corre a ritirare il premio. Non appena la diva mette piede fuori dalla Fiocco Boutique, i fotografi la salgono nuovamente. Che vestito strepitoso, commentano tutti. Ancora una volta i fiocchi di Minnie hanno colpito nel segno. Fine.